amici, state per entrare nel gioco dei magotti. Preparatevi a vivere grandi magiche avventure. Ma se volete divertirvi ancora con noi alla grande, cercateci nel nostro film I Magotti e la Pentola Magica. Un cartone animato avvincente, emozionante, divertente. Una videocassetta unica che troverete in regalo solo con le merendine Kinder e Ferrero. E potrete anche raggiungerci sul nostro sito internet cliccando www.magotti.com. E non solo! Da settembre ci troverete tutti nelle merendine. Il mago cavalone, Nero, me naturalmente, il gallo coccante. E i 9 magotti che cambiano colore davvero se li tieni tra le mani. E adesso ragazzi, si gioca! Amico, vieni, vieni a vedere cosa sto preparando. È la magica zuppacchia, dalla quale salterà fuori il mio nuovo assistente. Lo chiamerò Arcipossum. Altro che quello sbadato e indolente di Coccante. Accidenti, così lo resterò ancora a lungo l'assistente di Cavalone. E senza la magia non imparerò mai a volare. Devo assolutamente fare qualcosa. Ma ora lasciamo cuocere tutto a fuoco lento. Molto lento. Io intanto ne approfitterò per schiacciare un pisolino. Adesso ci penso io. Oh, presto, dammi una mano! Acchiappa le bolle che escono dalla pentola e cerca di evitare che le prenda quel pasticcione di Coccante! Ma attento a quelle cattive! Hopla! Scoppiata! Eccone un'altra! Oh no! Hopla! Eccone un'altra! Sì! Hopla! Grazie per avermi aiutato, ma... chi sono questi personaggi? Sento che non sono cattivi, anche se qualcuno di loro... Ma vediamo di conoscerli meglio. Ragazzi, siamo alla festa del villaggio. Per divertirci abbiamo preparato una bella gara di corsa ad ostacoli. Vanvar è il più veloce, ma si stanca presto. Aiutalo tu a tagliare il traguardo per primo. Ma fai attenzione, c'è senza nome in agguato. Ah, dimenticavo! Non scordatevi di mangiare strada facendo, altrimenti rimarrete senza energia e vi dovrete fermare. Fate anche attenzione ai cardi spinosi e ai cespugli. Fanno assai male. Voglio darvi ancora un consiglio. Ci sono delle scorciatoie lungo il percorso, ma ve le indicherò io quando mi vedrete lungo la gara. Che buona! Dai, non arrenderti ora! Dai, non arrenderti ora!
di qua! Non arrenderti ora! Per di qua! Senza nome questa volta, è proprio arrabbiato. Ha deciso di distruggere il ponte costruito a fatica dai magotti. Con la sua nave sta per dare l'assalto, ma Pisco glielo impedirà con l'aiuto di Babamassa e Tetè. Occorre tenerlo a bada con l'aiuto delle catapulte e distrarlo dal suo proposito finché la notte non si dirada. Lo sappiamo tutti che senza nome non sopporta i raggi del sole. Così, quando farà giorno, dovrà abbandonare l'impresa. Senza nome deve ritornare alla torre per difendersi dai raggi del sole e dalla luce del giorno. Ma il percorso non è così semplice, anche perché ci sono qua io a dargli il tormento. Ma forse con il vostro aiuto ce la potrà fare. Thank you.
Ha 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 ha.
cari ragazzi. Il Massimo senza nome è infine imprigionato nel pentolone della pozione magica. Ma ci dà ancora filo da torcere. Purtroppo gli ho rivelato la formula e sta preparando la buia pozione con la quale farà scomparire dal mondo la luce. Aiuta, Deta, Sole e Noga, a fermarlo prima. Oh,
finalmente ho il mio nuovo assistente, Arcipo! Io? Lui prenderà il mio posto? Oh no! Lui non sa volare! Cucinerò torte per tutti quanti! Sì! Bravo! Evviva!